primo. Lo scopo di questo incontro non è quello di convertirvi. In realtà vorrei soltanto farvi riflettere. Faccio qualche esempio. Qualcuno o qualcuno di voi avrà sicuramente sentito parlare delle polemiche che periodicamente, almeno nel Regno Unito, riemergono a proposito dei marmi del Partenone di Atene, i cosiddetti Elgin Marbles. In un saggio molto contestato del 2019, intitolato Who Owns History, Jeffrey Robinson, che è un noto avvocato e un paladino anche di diritti umani, si scaglia contro un altrettanto noto museo britannico, cioè il British Museum, che si sarebbe appropriato del patrimonio altrui, in questo caso greco. Ma c'è una cosa un po' più vicina magari alla vostra realtà. Lo scorso anno, nel 2019, sono scoppiate polemiche a proposito di festeggiamenti in onore di Leonardo da Vinci. Ora, di Leonardo da Vinci apprendiamo dal Corriere della Sera, per esempio, che si conservano pure i capelli, neanche fosse la Sacra Sindone. Ma non è questo il punto. Si dice spesso che Leonardo fosse figlio illegittimo. Davvero? Ma che cos'è legittimo e illegittimo quando consideriamo fatti accaduti prima della nostra epoca, in cui non vigevano le nostre leggi e il nostro modo di pensare? Non è forse illegittimo parlare di Leonardo definendolo italiano? Eppure c'è chi ha deciso di appropriarsi di questo personaggio facendolo suo per nazionalismo. Il nazionalismo, che non esiste da sempre, come vedremo, pervade ogni società. La scuola, in alcuni paesi in misura maggiore rispetto ad altri, è pervasa di nazionalismo. La scuola, è meglio dirlo francamente, magari in termini poco accademici, è la culla del nazionalismo nelle forme e nei contenuti. Guardate per esempio quei paesi, cioè quegli stati, dove davanti alle scuole, anche a quelli fatiscenti, non mancano i pennoni con le bandiere nazionali. Ah, le bandiere! Ops, vedo che non funziona. C'è un problema. Scusate? Prego, sì, non si vede la slide successiva. Prova Ai ai ai. Ah, e allora devo farlo manualmente. Hai provato con la modalità presentazione a Eh sì, mettere. ma non me lo temo che. Vediamo, proviamo adesso. Niente da fare. E, vabbè, allora prova a scorrere semplicemente lasciandolo. Chiedo scusa, ma non funziona. Vedetela adesso, la prossima? Sì, Ecco, si vede comunque bene, direi che si può. grazie. Chiedo scusa, ma Grazie. purtroppo non Niente, c'è un. succede, non ti preoccupare, ne Esatto. abbiamo viste di tutte in questi mesi. Ecco, dicevo. Dicevo della scuola, nelle forme, nei contenuti, questi elementi con queste bandiere. Ecco, le bandiere che belle, quando dici, ma davvero? Insomma, le bandiere. Secondo l'ex presidente del cantone dei Grigioni, che in Svizzera, per chi non ha dimestichezza con la regione alpina, Claudio Lardi, dove ci sono più bandiere c'è meno libertà. Difficile dargli torto. Le bandiere le mettono anche sulle copertine dei libri di scuola, erroneamente, specie dei corsi di lingua. Io che insegno lingue, tutte le volte ho a che fare con testi con la bandierina. Ma perché la bandiera deve essere il simbolo di una lingua? Chi l'ha deciso? E quando la lingua è condivisa da più paesi, che cosa facciamo? Torno al nazionalismo. Dicevo della scuola. Ebbene, nemmeno i libri di testo sembrano essere esenti dal virus del nazionalismo. Nelle librerie, io che ho fatto il libraio per molti anni prima di insegnare, ho spulciato tanti testi scolastici per curiosità e per mestiere, anche di storia dell'arte, dove l'arte non si studia in quanto tale, no, meglio, non sempre, ma anche come prodotto e soprattutto come prodotto di una cultura nazionale. E così apprendiamo che Leonardo era italiano. Ma come? Non aveva né il codice fiscale né il passaporto, e l'Italia politica non c'era. Eppure era italiano, stando a certe interpretazioni. Altri dicono che fosse francese. Nelle polemiche tra Italia e Francia, che non è certamente una partita di calcio, c'è chi ha alzato la voce come se ci si trovasse allo stadio per reclamare Leonardo. Vogliamo Leonardo e le sue opere in Italia perché è italiano. Meglio pensare e passare ad altro. Le polemiche tra Italia e Francia, che sembrano un dialogo tra stolti, sono fuori luogo, inappropriate e anacronistiche. Il quotidiano svizzero Neue Zürcher Zeitung, nel mese di aprile dello scorso anno, ha pubblicato un articolo su Leonardo. In sostanza, il giornale zurighese riprende le parole del sindaco di Vinci, che spiazza nazionalisti e localisti. Sembra
Secondo Giuseppe Torchia, questo era il nome del primo cittadino di Vinci, Leonardo non appartiene all'Italia e nemmeno a Vinci. Qualcuno storcerà il naso. Lasciamo Leonardo a chi si intende di arte e di ingegneria, che non è il mio mestiere. Ho preso Leonardo a mo' di esempio. A noi tocca dire che cosa non funziona quando prendiamo il passato degli altri e lo dichiariamo nostro. Italiani e francesi non sono certo soli. Gli svizzeri ritengono che Francesco Borromini fosse svizzero, perché nato in quello che oggi è il Canton Ticino. Wikipedia scrive di peggio. Borromini era un architetto italiano nato in quello che oggi è il Ticino. Ma perché affibbiare un aggettivo anacronistico? La stupidità nell'era digitale dilaga e pare infinita. Sembra di assistere a cani che abbaiano, Vince chi alza la voce. A proposito di quattro zampe, la nazionalità sembra un collare per cani. Impensabile che un cane possa vivere senza collare. Mettiamo il collare con la nostra bandierina, come i cani segnano il territorio con la loro pipì. E così facendo vogliamo impossessarci del passato, ma è lecito. Lo scorso anno, e vi propongo un altro esempio, prima di arrivare all'argomento dell'alterità, mi trovavo in compagnia di un amico. Un giorno acquisto un libro a Oxford, un libro scritto da studiosi di fama, riguardava il mondo romano, in particolare il foro romano. Arrivato a casa lo sfoglia, a un certo punto vede una foto e salta sulla sedia. Salta sulla sedia perché, non vi faccio vedere la foto perché era molto piccola, ma cosa succede? Si vede immortalato con la moglie, nulla di compromettente, non c'era l'amante per fortuna, ma nessuno gli ha chiesto il permesso di fotografarlo ed era vivo, vegeto e in grado di intendere e volere. Anch'io ho sfogliato il libro e la didascalia della foto, più che la fotografia della coppia, mi lascia perplesso e ve la faccio vedere. Vedete, leggiamo, su concessione del Ministero per i beni culturali italiano per aver permesso agli autori di scattare le foto del foro romano. Ora, dov'è il problema? L'amico che è vivo può essere fotografato a sua insaputa, non serve la liberatoria. Il foro romano, invece, come nel caso di Leonardo, è proprietà dello Stato italiano. Ma come? È normale. E quando gli antichi romani hanno messo nero su bianco che lo Stato italiano sarebbe diventato il legittimo erede? Il problema di Leonardo, come pure quello del foro romano, non è di natura giuridica. Intendiamoci, si fa una legge e tutto diventa mio, tuo, nostro, fino all'esaurimento degli aggettivi possessivi. E arrivo qui fino alla fine della lingua. Oppure si fa una guerra, questo è un po' più serio, e il patrimonio degli altri diventa nostro. Impadronirsi del patrimonio altrui con la legge o con la guerra non risolve il problema di fondo, però. Perché il patrimonio non l'abbiamo creato noi e non ci appartiene. Possiamo distruggerlo o valorizzarlo. Certo, però credere di essere i legittimi eredi di un popolo solo perché viviamo negli stessi luoghi è giusto. Ma è un patrimonio nazionale, si sente dire. E che cos'è la nazione? Una cosa interessante questa, perché ci sono migliaia di definizioni di nazione. Secondo lo studioso Karl Deutsch, che è vissuto nel secolo scorso, la nazione è un gruppo di persone unite da una visione errata del passato e dall'odio nei confronti dei loro vicini. Pensate agli inglesi, i miei connazionali qui che pensano che i francesi siano da odiare per la puzza d'aglio. E ovviamente i francesi pensano ancora peggio degli inglesi. Ecco, quindi un odio che va avanti da almeno 7 secoli. Difficile dare torto a Deutsch, solo quando si guarda il mondo dello sport. Ci si prende a calci sugli spalti, qualche volta ci scappa anche il morto. Nonostante la follia dell'appartenenza nazionale, nel nome della nazione si racconta agli alunni delle scuole e agli studenti universitari, da qualche parte, che tutto quello che è stato creato dagli abitanti di un certo territorio, anche se risalente a epoche remote, è parte di una nazione, anzi di una cultura nazionale. È corretto. Abbiamo capito che cos'è la nazione, ma la cultura, ecco, vengo alla questione dell'etnografia, la cultura, sempre che sia possibile proporre una definizione operativa di cultura, intesa come, scusate, un insieme di pratiche quotidiane, per esempio il cibo, il vino, ma anche l'arte, la letteratura, la musica, via discorrendo. Dicevo, la cultura è un concetto spesso soggettivo. La cultura indica, almeno stando alla storia della parola, la crescita.
e per crescere, anche per far crescere una pianta, una piantina, pensiamo all'agricoltura, non serve l'ideologia, ma la voglia di lavorare. E la voglia di lavorare, che è alla base della cultura, non la fanno gli stati. La cultura è pertanto, come lo è il lavoro, un prodotto di scambio tra individui. C'è chi produce cultura e chi la consuma, mangiando un prodotto, per esempio, leggendo un libro, per esempio. Ecco. E gli ingredienti del prodotto e del libro da dove vengono? E qui la cosa interessante. Tutti d'origine protetta, vero. Penso alla cultura del mangiare, penso a un piatto alpino, che adoro i pizzoccheri, spero che non abbiate fame in questo momento. E vi faccio la prossima, passo alla prossima didascalia, i pizzoccheri. Per condire i pizzoccheri, prendo il pepe che viene dall'Oriente. Oggi ovviamente si coltiva il pepe in Ticino, si coltiva ovunque, ma originariamente non viene dall'Occidente. E ci faccio la pesteda, che per chi non ha dimestichezza, è un insaporitore che si mette nei pizzoccheri, secondo molti è segreto. Ecco, i pizzoccheri saranno fatti con la farina di grano saraceno del sacco valtellinese, ma la farina bianca arriva anche con i sacchi altrui, dall'America o da altri paesi. Indubbiamente i pizzoccheri sono caratteristici di quella zona alpina, nessuno lo nega, ma gli ingredienti vengono da ogni dove. Ebbene, come per i pizzoccheri, la cultura cresce in un posto, ma proviene e si sviluppa altrove. La cultura puro sangue, d'origine controllata o d'origine controllata e garantita, è un mito o un oggetto da museo. Se la cultura è un oggetto da museo, è morta, non è viva. Se è viva, allora anche la ricetta dei pizzoccheri cambia. Cambia il pepe, cambia il formaggio. Una continua evoluzione. A proposito, in mente, la pesteda contiene aglio, pepe, achillea, ecco, bacche di ginepro, venuto in mente adesso. Ecco, però non andate a dirlo all'Accademia del Pizzoccheri di Teglio, io sono stato da quelle parti a parlare e qualche membro dell'Accademia per poco non mi scanna. Ecco, voglio poter continuare a mangiare i pizzoccheri a Teglio, non voglio essere scacciato, avvelenato o perseguitato in quanto eretico. Però pensateci bene, nel momento in cui un'espressione culturale come i pizzoccheri, un romanzo pure, un monumento viene definita nazionale, succede che questa espressione viene espropriata. Espropriata, cioè tolta a chi l'ha prodotta, nel nome di chi? Di una regione, di uno Stato, e via dicendo. E se quel fenomeno culturale fosse nato prima dell'esistenza di un dato Stato, come si può giustificare la nazionalizzazione della cultura? La cultura appartiene a uno Stato o agli Stati? Deve appartenere agli Stati? Non ho fretta. Pensateci ancora prima di rispondere. In nome della cultura si fa e si è fatto di tutto. Si fanno mostre, monumenti a tal poeta, anche leggi apposite per sfamare personaggi famosi, ma non sempre parsimoniosi. Pensate alla cosiddetta legge Bacchelli in Italia. E si sono fatte le guerre, ovviamente. 105 anni fa l'Italia dichiarò guerra all'Austria, non per difesa, ma per annettere Trento e Trieste, con il pretesto della cultura. Stando allo storico Emilio Gentile, per esempio, l'Italia è l'unico paese che entrò in guerra nel 1915 per conquistare territori. Sappiamo tutti quali sono state le conseguenze di quella guerra in termini umani ed economici. Con il pretesto della cultura, l'Italia si prese poi una parte del Tirolo, l'Istria, la Dalmazia e via discorrendo. Mi sto avvicinando al mio ambito di studio. Ma aspettate un attimo, la storia non è finita. C'è da dire che grazie alle guerre si è diffusa la cultura. Pensate al caffè, che è arrivato in Europa dal Medio Oriente grazie ai turchi, con cui gli europei commerciavano o contro i quali facevano la guerra. Se doveste andare in Montenegro, il caffè che vi propongo è molto più vicino all'idea, diciamo, originale turca, comunque. Mamma di turchi! Lo dicono anche in Montenegro questo, eh? Si dice, ma nessuno ringrazia gli ottomani di aver contribuito a diffondere la bevanda eccitante in Europa. E sì, perché caffè è una parola di origine araba, che significa proprio bevanda eccitante. Il caffè è un immigrato, come il pepe. Per cortesia, però, non inventiamo il mito del caffè italiano, svizzero, tedesco, fatto con la moca in casa. Pure la parola moca deriva dal nome di una città che si trova nella penisola araba, ma l'altro giorno, sfogliando online, c'è scritto la moca è stata inventata in Europa. Beh, contenti loro. Ma poi ci mettiamo sopra esattamente la bandierina e facciamo del caffè un prodotto nostro. Io non bevo caffè e quindi non mi interessa dove si beva il caffè migliore di Losanna. Ecco. Quindi la prossima volta che ci andrò non lo berrò. La cotoletta alla milanese e il cugino austriaco, il Wiener Schnitzel, a quanto pare, provengono da Costantinopoli. Dimentichiamo l'orgoglio nazionale. Senza importazioni culturali non avremmo neanche le patate per i pizzoccheri e, alle mie latitudini,
nemmeno per il fish and chips. Gonfiarsi il petto sulle note di un inno nazionale non serve a dimostrare la propria importanza, e una guerra tra Italia e Francia, per esempio, una guerra diplomatica, si intende, sull'appartenenza di Leonardo e delle sue opere, è uno spreco di tempo e di energie. Dunque, la cultura non è puro sangue. Ma come? Abbiamo il vino. E no, anche quello viene dall'Asia centrale. O meglio, l'Asia, scusate, il Medio Oriente, soprattutto, no? Come sostiene Che Man Wen nel suo libro sulla storia e la geografia del vino. In barba, però, alle etichette su cui leggiamo da vitigno autoctono. Autoctono, che vorrebbe dire antico, vecchio come la terra stessa. E la grappa? Quella no, è vero, è la grappa che aggiungete al caffè per correggere un prodotto distillato. La distillazione in Europa l'hanno portata agli arabi, a quanto pare. La Scozia non avrebbe la sua acquavite, il whisky, senza la distillazione. Tutti pensano che il whisky abbia 1000 anni, e no, la parola whisky non è attestata prima del 1715. Vi faccio la domanda prima di spostarmi in Adriatico. La cultura appartiene agli stati. Pensateci ancora. Ecco, proprio in quanto ho dei dubbi sul fatto che la cultura debba avere come padrone uno Stato, come vi ho esemplificato poc'anzi, mi sono occupato di alcune regioni che sono simili all'Italia. Ma, questa è la cosa interessante, sono simili sul piano culturale, ma politicamente diverse, se non addirittura contrapposte. Nel 2009, per caso, leggendo un articolo su un giornale, ho iniziato a interessarmi alle regioni che vedete nella cartina. La vedete la cartina, spero. Ecco, nel 2018 ho pubblicato un libro dopo aver terminato lo studio. Si chiama Alterità. Inizialmente ho scritto lo studio in inglese e poi l'ho tradotto e l'ho semplificato in italiano. Alter, che le minga milanese, ecco, anche ticinese, anche se il pudaria vers milanese, ma non è milanese, perché le regioni al centro dello studio sono diverse, quindi questa alterità, questa diversità, a causa della loro collocazione geopolitica, che influenza le culture di quei territori. Ità, ecco, per il fatto che una parte della popolazione di tale aree ritiene che la propria cultura sia italiana. Alterità, no, certo, non è un romanzo rosa, mi dispiace deludervi, ecco. Non è un libro polemico, in realtà, come faccio questa sera, ma è un saggio scientifico accessibile, che dove voglio apportare... Cerco di apportare un contributo originale per dimostrare che al di fuori dei confini della Repubblica Italiana esistono culture indigene che si possono definire italiane oppure, tra virgolette, qui sottolineo le virgolette, è importante, tra virgolette italiane. Ecco, cosa faccio in quel libro? In pratica identifico ed esamino due parole, due concetti, fragilità e vitalità delle culture indigene, e parlo di culture indigene, non autoctone di solito, dell'Istria in Slovenia, guardate, non dico Istria slovena, ma Istria in Slovenia, dell'Istria e della Dalmazia in Croazia, delle bocche di Cattaro in Montenegro e del Grigione italiano in Svizzera. In sostanza, verifico l'applicabilità, l'estensibilità delle teorie esistenti relative a concetti come nazione, italianità e confine anche. In seguito considero le caratteristiche culturali e storiche delle quattro regioni, che si contraddistinguono anche per temi particolari, i legami storici, pensate a Venezia, al Leone di San Marco, la marginalità, cioè essere ai margini perché non vengono toccate dal punto di vista negli studi, per esempio, letterari, vengono toccate marginalmente. I simboli, vedete la copertina, lo stambecco, che è un simbolo culturale ma anche politico, poi vi spiegherò nei dettagli. E la memoria dei luoghi. La memoria dei luoghi perché alcuni posti sono stati svuotati della loro popolazione per motivi diversi, che non sto a spiegare. La metodologia è la parte più, che secondo me è stata quella che mi ha aiutato a creare un impianto nuovo, perché invece di avvicinarmi a queste regioni da un solo punto di vista, quindi come un pianista, se vogliamo, ho cercato di studiare queste regioni come un'orchestra e quindi con un metodo, diciamo, più che multimetodo, che attinge a più strumenti. E gli strumenti sono l'osservazione partecipante, cioè osservare e partecipare alle attività della gente, ecco, del luogo. Trascorrere tempo quindi sul posto per fare interviste, scattare fotografie, raccogliere impressioni e analizzare anche testi letterari. Quindi due cose che sembrano distinte, in realtà che si complementano come gli strumenti in un'orchestra, o come
la mano sinistra e la mano destra sul pianoforte suonano in modo leggermente diverso, ma si arricchiscono a vicenda. Ecco, le cause della fragilità, tornando ai due temi importanti, fragilità e vitalità, sono imputabili al limitato numero di persone che definiscono italiana la propria cultura. Pensiamo al Grigione italiano con 15.000 persone, l'Istria in Slovenia meno di 3.000, l'Istria in Croazia non si sa, qualcuno dice 19.000, altri dicono 30.000, la Dalmazia 2.000, nelle Bocche di Cattaro parliamo di 500 persone. Ecco. Poi c'è anche l'egemonia culturale da parte della maggioranza della popolazione locale, l'appropriazione culturale indebita, il nazionalismo, la frammentazione geografica, l'orientamento politico e la rappresentanza politica. La vitalità, dall'altro, è alimentata dalla determinazione degli, tra virgolette, italiani di Slovenia, Croazia e Montenegro e dei grigioni italiani e svizzeri nel voler mantenere in vita le loro culture, attraverso il restauro del patrimonio culturale, per esempio, la difesa dei simboli come la lingua ufficiale, le lingue locali, i paesaggi, le tradizioni letterarie e soprattutto quelle culinarie. Questo libro propone di ampliare, ecco, gli orizzonti delle scienze culturali, nel suo piccolo, ecco, mediante questo approccio interdisciplinare, per superare i limiti posti dalle restrizioni ideologiche che purtroppo imprigionano la cultura italiana, spesso, devo dire, non sempre, ma spesso, all'interno dei confini dello Stato nazionale italiano. Ora, vorrei soffermarmi brevemente sulle quattro regioni che vedete nella cartina, per capire la loro diversità e scoprire insieme perché ritenere una cultura proprietà di Stato è anacronistico. Le regioni, innanzitutto, non fanno parte dell'Italia politica, e questo è chiaro. La domanda però che sorge spontanea è la seguente: fanno parte della nazione italiana? Ecco, ricordate un po' la definizione di nazione. Ecco, io non lo chiedo a voi, io l'ho chiesto alle persone del posto e le risposte sono sempre state molto eterogenee. Partiamo dagli extracomunitari svizzeri e chiudiamo con gli extracomunitari montenegrini. Un dato lapalissiano, direte voi, è che il grigione italiano non fa parte dell'Italia, nonostante il nome. Ecco, il linguista Mattia Spicenoni scrive che il grigione italiano è politicamente orientato verso il nord svizzero tedesco, o come si dice in Svizzera, verso il nord tedesco. Per Dario Monigatti, che è un ex insegnante politico originario di Brusio, qui sto attingendo a un'intervista, ecco, in Valposchiavo, il grigione italiano è una cerniera tra l'Italia e la Svizzera. Ciò detto, la Val Bregaglia è orientata politicamente e culturalmente verso il nord, cioè verso la parte svizzero-tedesca e romancia del cantone, mentre la Valposchiavo e il Moesano, dal punto di vista politico, guardano verso nord, ma culturalmente sono orientati principalmente a sud, rispettivamente verso la Valtellina e il Canton Ticino. Ma, come ha sottolineato un altro storico, in questo caso grigione o grigionese, i grigioni italiani sono italiani di cultura e di lingua, ma sono svizzeri di cultura politica. L'italianità dei grigioni italiani è quindi da ricondurre principalmente alla lingua. E cito Dario Monigatti, dalla Valposchiavo. Ecco, per Dario si nasce con la lingua italiana e senza volerlo, direi, dice, siamo mezzi italiani. Io dico sempre che noi grigioni italiani abbiamo due cuori, un cuore che è italiano e un altro che è tedesco. Lo dico soltanto per chi non ha dimestichezza con la Svizzera. In Svizzera si tende a usare la parola tedesco per quanto riguarda la Svizzera tedesca e germanico per la Germania. Perché questa dualità? Perché dal punto di vista, per quello che riguarda la lingua, la cultura, il cibo, le vacanze, le tradizioni, io direi che il cuore batte per l'Italia, mentre per il lavoro, per la sicurezza sociale, per la burocrazia, direi anche che c'è un cuore che batte per la parte tedesca. Questa parte tedesca è il nostro pane quotidiano, l'Italia da una parte e la Svizzera, prima quella romancia, l'Engadina vicino a noi, e poi quella tedesca. Ora, sinceramente non conosco nessuno il cui cuore possa battere per la simpatica burocrazia italiana, meglio sorvolare. Il pastore Antonio Di Passa, che guida la chiesa riformata Valposchiavina, sembra essere dello stesso parere, e qui cito, i grigioni italiani hanno una forma mentis nordica, fine della citazione, pur condividendo cultura e lingua con l'Italia.
Inoltre, riprendendo Marco Marcacci, lo storico Vigione, nel Grigione italiano c'è una differenza notevole dall'Italia nel modo in cui le diverse comunità si gestiscono politicamente. Fine della citazione. Sì, questo perché, come scrive anche lo storico americano Jonathan Steinberg, la Svizzera, politicamente parlando, si basa sul decentramento, che è un elemento consociativo di primaria importanza. È un tratto distintivo dei Grigioni e il suo sistema politico cellulare, come sottolinea Steinberg. All'interno di un tale contesto non centralizzato, i governi locali e il popolo, e lo metto tra virgolette, come dicono gli svizzero italiani, hanno più potere e autonomia rispetto ai loro equivalenti in Italia, nel Regno Unito o in Germania. I comuni e i cantoni hanno maggiore controllo sulle risorse finanziarie. Di conseguenza, nel Grigione italiano, il decentramento e l'autonomia contribuiscono, in modo anche abbastanza paradossale, devo dire, a promuovere un senso di solidarietà nazionale all'interno della Svizzera, grazie a una cellularità che consente ai particolarismi, come per esempio le lingue, ma anche le religioni, ecco, anzi scusate, le confessioni, pardon, quindi riformati e cattolici, di crescere fianco a fianco. I particolarismi, ecco, coesistono all'interno del cantone dei Grigioni, che è cattolico, protestante e ufficialmente trilingue. Questo non vuol dire che tutto funzioni alla perfezione. Malgrado le differenze culturali, il senso di solidarietà del popolo del Grigione italiano con la popolazione di tutto il cantone della Svizzera è forte. Ad esempio, nel 2015, e cito quello che ho scritto, quando l'euro si è improvvisamente indebolito nei confronti del franco svizzero, il giornale Il Bernin, che è un giornale online della Valposchiavo, ha lanciato un dibattito sull'importanza della solidarietà nazionale durante i tempi difficili, chiedendo ai propri lettori se i grigioni italiani violassero la regola non scritta della solidarietà nazionale quando effettuavano acquisti o sciavano in Italia. Ciò che ho osservato è che i grigioni italiani scelgono l'Italia perché è un paese con prezzi a buon mercato e non per solidarietà etnica. Qualcuno si chiederà, ho capito, ma allora la nazione di riferimento non è l'Italia. No, le nazioni, come le spose e gli sposi, si scelgono e il grigione italiano sceglie di stare in Svizzera. Fine della discussione. Il grigione italiano, che ha avuto una storia meno travagliata, certamente, non è un luogo dove il patrimonio culturale è contestato, ma, come ho scritto nel libro, la sua ricchezza culturale è ampia, anche se poco conosciuta. Poco conosciuta perché l'assenza di conflitti, e questa è la mia interpretazione personale, non ha collocato la regione al centro dell'attenzione dei libri di storia e dei media, che si occupano di guerre. Questo è il caso invece dell'Adriatico orientale, che vedete nella cartina. Ecco, alterità adriatiche, vedete, Ist in Slovenia, Ist in Croazia, Dalmazia e Bocche di Cattaro. Ecco, tutte le regioni in questione, quelle che si affacciano sull'Adriatico, hanno subito cambiamenti di proporzioni notevoli fino a epoche recenti, grandi cambiamenti a livello di popolazione, con spostamenti di massa. Negli anni 90 del secolo scorso, come molti di voi ricorderanno, meno i meno giovani, la Jugoslavia si disgregò. La creazione di nuovi stati nazionali, quali la Slovenia, la Croazia, la Serbia, la Macedonia, il Montenegro e più recentemente il Kosovo, hanno visto l'esplosione di conflitti tribali. E io sottolineo la parola tribali, perché non l'ho inventata io. La parola tribale la utilizza la gente del posto. Ecco. All'estero si parla nazionale, invece parlano di conflitti tribali. Qui si sono aggiunte connotazioni religiose e linguistiche. Le guerre producono profughi. Molti profughi si sono riversati sulle regioni costiere, quali l'Istria e la Dalmazia. Qui stiamo parlando degli anni 90, attenzione, del secolo scorso, non di epoche remote. Queste regioni avevano già conosciuto migrazioni di massa all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, specie l'Istria, e della Prima Guerra Mondiale, che ha toccato maggiormente le città dalmate e quelle delle Bocche di Cattaro, nell'attuale Montenegro. Non è questo il luogo adatto per soffermarsi sulle ragioni dell'esodo avvenuto tra il 1947 e il 1954, il cosiddetto esodo giuliano-dalmata, che i partiti conservatori italiani tendono a enfatizzare, mentre quelli progressisti cercano di ignorare. Resta il fatto che tra gli anni 20 e gli anni 50 del XX secolo, Istria, Dalmazia e Bocche di Cattaro sono state terre di scontri tra ideologie opposte, nazionalismi e fascismi da un lato, socialismi e comunismi dall'altro.
fra le vittime, oltre alle persone, c'è stato anche il patrimonio culturale, che è quello di cui ci interessa parlare oggi. La costa orientale dell'Adriatico, come tutto il Mediterraneo, per chi di voi ha letto i saggi di Fernand Braudel o di Predrag Matvejevic, ha una stratificazione culturale complessa. In oltre 2000 anni si sono passati da quelle parti fenici, greci, e anche qui bisogna parlare i greci, tra virgolette, perché Sparta e Atene non facevano parte dello stesso Stato, per esempio. Illiri, romani, istrioti, abbiamo i dalmati, i franchi, i veneziani, Asburgo, italiani, jugoslavi, sloveni, croati, eccetera. È troppo. No, ma ognuno, al di là delle etichette, che servono per fare il lavaggio del cervello e per semplificare, ha contribuito a lasciare un segno sul patrimonio che oggi possiamo ammirare quando andiamo in vacanze nell'Adriatico orientale, sperando di poterci tornare, intendiamoci. La stratificazione culturale è la ricchezza di quelle terre, ma se andiamo su internet ci cascano le braccia. Per esempio, il difetto di Wikipedia è quello che, non voglio generalizzare, però nel caso specifico dell'Adriatico orientale, come Leonardo da Vinci e Borromini, è quello di voler appiccicare a tutti i costi l'etichetta nazionale. Così semplificano il retaggio culturale. Si parla di cultura francese, spagnola, italiana, croata, slovena, montenegrina. Voi prendeste, per esempio, una banconota da 5 cune, io ce l'ho qui tra le mani, ma non ve la faccio vedere perché è difficile mostrarvela, magari più tardi. Vedrete la banca nazionale croata e ci vedete sotto l'arena di Pola, l'arena romana, e la cartina della città di Montona, Motovun, che si trova appunto nel cuore dell'Istria. Entrambe luoghi millenari. Ecco, cosa c'entra con la cultura croata? Nulla. Ora, ma non è questo il modo in cui si ragiona etichettando con adesivi moderni, e non si apprezzano le culture. Chi ama le culture le rispetta, le arricchisce, non se ne impadronisce a fini ideologici. Durante gli anni della mia ricerca, mi sono recato più volte a Spalato, l'attuale Split, in Dalmazia. E qui vi faccio vedere dove sono le comunità degli italiani. Vedete? Ecco, la numero 40 è quella di Spalato, o Split in lingua croata. Bene, lì ho incontrato un avvocato, un certo Mladen Ćulić Talbello, che purtroppo è morto un paio di mesi fa. Ecco, discendente di una famiglia nobile locale, Mladen si definì in questo caso italiano senza mezzi termini. Eppure, quando abbiamo parlato del patrimonio delle sue terre, Mladen ha riferito parole che dovrebbero far riflettere. In Croazia, ma questo vale anche per altri paesi, Italia inclusa, c'è la tendenza a volere conservare il patrimonio che fa comodo, per ingigantire l'importanza della nazione. Per esempio, Marco Polo era croato e il suo nome corretto era Pilić, ossia pollo. Sarà stato un pollo, ma anche un mercante. C'è chi ha fatto orecchie da mercante, fingendo di non sentire le critiche, come il presidente croato, l'ex presidente croato, dovrei dire Mesić, che nel 2011 inaugurò un museo in Cina dedicato al croato Marco Polo. Nel 2012 un noto giornalista italiano tuonò dalle pagine del Corriere della Sera usando parole altrettanto nazionaliste e infelici. E cito, ora i croati ci scippano Marco Polo. Fine della citazione. Il giornalista veneto dimentica che non si sa nemmeno dove sia nato Marco Polo. Marco Polo appartiene all'Italia o alla Croazia? È un'idiozia anacronistica, così come nel 1947. Quando la Marina Militare Italiana adottò la bandiera tricolore con gli stemmi delle Repubbliche Marinare. Come? Uno Stato che si è appropriato dei simboli degli altri Stati e della loro storia, per abbellirsi. La giustificazione che ho letto da qualche parte dice per distinguersi dal Messico. Comunque, vi pare accettabile? Per questo mi associo a Mladen quando parla di pirateria culturale. Etichettare i letterati, gli artisti, insomma, ma anche gli esploratori del passato come italiani, tra virgolette o senza, dalmati o croati, è anacronistico. E qui cito Mladen Ćulić Talbello, manca l'oggettività nell'esporre i casi. Ogni singolo caso, diciamo culturale, io penso che debba essere analizzato a parte, perché ogni situazione è indipendente e non si può generalizzare. Generalizzando queste tematiche di cui ci occupiamo adesso, tu e io, si creano veramente delle situazioni molto sgradevoli, che creano una conoscenza della vita culturale, diciamo, storpiata e inesatta. Eppure,
c'è chi usa toni meno prudenti, devo dire, ma ugualmente non accetta l'appropriazione indebita della cultura da parte di chi incolla etichette moderne. Su cosa? Sul passato. Per fare che cosa? Per impadronirsene. Questo è in sostanza come la pensa Arlen Abramich Vukotic, un insegnante che ho intervistato nel 2012, scrittrice e presentatrice radiofonica di Mali lo Shin, o Lussin Piccolo in italiano. Secondo Arlen, in Croazia è stata introdotta una versione della storia nazionale, tra virgolette dovrei dire, con lo scopo di, parole sue, croatizzare il patrimonio della Dalmazia. Ciò risalirebbe agli anni 90 del XX secolo, quando, e qui cito le parole che vedete sullo schermo, inizia il nazionalismo. Tutti i croati devono essere croati, chi non è croato non è niente, le amebe erano croate, soltanto non erano coscienti, e i romani erano croati, ma non erano coscienti. Bisogna essere coscienti della croaticità. Marco Polo era croato, tutti erano croati. La questione della pirateria culturale, intendiamoci, si estende anche al nome dei luoghi. Come scrive Derek Alderman, nell'ambito delle scienze del patrimonio culturale, qui cito ma traduco anche, ecco, la denominazione è un potente mezzo per promuovere l'identificazione con il passato, fine della citazione. Ma, e ricito ancora Alderman, i nomi dei luoghi non solo mescolano la storia con la geografia, ma anche confondono l'identità dei luoghi e quella collettiva. Fine della citazione. Prendo un esempio a voi noto. Voi noto perché chi sta in Svizzera conosce la Lombardia, disgraziatamente dovrei dire, e in Lombardia c'è una montagna che si chiama Monte Disgrazia. Ecco, la disgrazia è anche questa. Chi ha studiato questo nome sa che la disgrazia forse andrebbe augurata a chi ha preso il termine che indica il ghiacciaio, italianizzandolo in modo ridicolo. Perché appunto disgrazia indica il ghiaccio, non la disgrazia. Ecco, così anche il Pizvaruna, che i nazionalisti pasticcioni, Pizvaruna è una montagna sul confine tra la Val Poschiavo in Svizzera e la Lombardia. Ecco, se guardate le cartine, troverete scritto, tradotto Pizzo Verona. Ecco, l'Italia ha fatto la stessa cosa un po' ovunque, non solo in quella porzione del Tirolo che oggi alcuni preferiscono chiamare Alto Adige o addirittura Trentino, per sfoggiare meglio la propria ignoranza, o altri ancora Südtirol. Ma tornando in Dalmazia, ecco, dove nel 1947 furono cambiati i nomi delle città, i nomi dei luoghi in lingua italiana, non sono mai stati ripristinati. Perché questo? In Istria, per esempio, i nomi sono stati ripristinati e continuano, diciamo che il processo di ripristino è in continua evoluzione, anche oggi, mentre parliamo. Non sono stati mai ripristinati in Dalmazia per una questione ideologica, per disaggregare gli italiani, e qui userei le virgolette, dalle loro terre di origine. Ci sono stati tentativi sistematici di annientare simboli culturali importanti per gli italiani del luogo, distruggendo o deturpando per esempio i leoni veneziani, come quelli di Traù, che vi farò vedere più avanti in copertina. Traù in croato è Trogir. Gli sconvolgimenti e la distruzione dei simboli culturali hanno accentuato la percezione di fragilità delle culture degli italiani dell'Istria e della Dalmazia. La pirateria culturale, per riprendere le parole di Mladen Ciulic Taldello, ossia la volontà da parte degli stati moderni di nazionalizzare tutto a scopi di propaganda, è un cancro. Quasi nessun paese ne è esente. La Slovenia in questo è andata anche oltre la Croazia e l'Italia stessa. Nella fascia costiera dell'Istria, che oggi fa parte della Slovenia, oltre alla slovenizzazione, talvolta ridicola, negli anni 50 del secolo scorso, alcuni toponimi sono stati inventati a tavolino. Altri sono stati scristianizzati, con risultati ancora più ridicoli. Per esempio, la località di Santa Lucia, nel comune di Pirano, di cui è originario Giuseppe Tartini, per chi ama la musica, Tartini è un nome abbastanza comune, pensate al Trillo del Diavolo. Bene, nel comune di Pirano questa località è diventata Lucia. Scherzosamente non si va più da Lucia, ma a Lucia. E il monte San Marco, sopra Capodistria, ha perso il santo che ora non ruggisce più, dato che si chiama Monte Marco. Le locali comunità degli italiani, ecco, parliamo della Slovenia in questo caso, stanno provando da anni a cambiare la situazione, ma è una lotta ardua.
specialmente perché localmente la popolazione in maggioranza ritiene che gli italiani non siano autoctoni o indigeni, ma che siano arrivati con l'avvento del fascismo. Il fascismo ha cercato di estirpare l'elemento slavo, perdonatemi il termine slavo qua, ecco, della regione. Insomma, in tanti luoghi in Europa ci si scanna nel nome di una comunità immaginata, per riprendere Benedict Anderson, che oggi conosciamo con il nome di nazione. Siamo masochisti noi esseri umani, nella nostra disumanità. Ma il caso più emblematico che ha attirato la mia attenzione, non l'unico, ecco, di studioso, è quello in cui mi sono imbattuto durante i miei soggiorni nelle bocche di Cattaro, nel Montenegro attuale. Ecco, io non voglio fare pubblicità, ma uno dei libri più interessanti da leggere su questa regione l'ha scritto Jules Verne. Ecco. Ma ve lo lascio leggere, Mattia Sandorf. Ecco, vedete questa regione delle bocche di Cattaro, io ho tracciato una linea per farvi capire esattamente delle dimensioni di quest'area. Bene, e con questo caso mi accingo a chiudere il mio intervento. Le bocche di Cattaro sono una fascia costiera di circa 500 km quadrati, situata nell'odierno Montenegro, delimitata dalla linea arancione che ho tracciato sulla cartina. Ecco. Questa zona, che è circondata da montagne molto alte, devo dire, è profondamente caratterizzata dalla presenza dell'Adriatico. Il mare si incune nella penisola balcanica a tal punto che l'area sembra un fiordo. Le bocche di Cattaro si presentano, e qui cito un architetto inglese di nome Thomas Graham Jackson, che fu un architetto molto influente nell'Adriatico e anche a Oxford. Molti dei collegi, alcuni dei collegi di Oxford sono stati disegnati proprio, sono stati progettati da Jackson. E Jackson ha costruito anche, ha, scusate, ha progettato anche il campanile della città di, campanile di San Donato, nella città di Zara, in Dalmazia. Bene, Jackson scrive che le bocche di Cattaro si presentano come un ganglio di 5 o 6 bacini uniti da canali più stretti, che sono le bocche, che danno il nome al golfo. Fine della citazione. Cottaro, o Cattaro, ecco, si trova a una trentina di chilometri dal mare aperto. Dal punto di vista culturale, quello che più ci interessa, le bocche di Cattaro danno l'impressione di avere un'impronta, tra virgolette, italiana, imputabile ai profondi legami che il territorio, in passato, aveva con le città dell'Italia, tra virgolette Italia, geografica, in particolare con la Serenissima. A Cotor Cattaro ha sede la comunità degli italiani di Montenegro, o CIM. Ecco. La CIM, che si definisce una comunità italiana, tra virgolette, è un'organizzazione non governativa con circa 500 membri, fondata nel 2004, per promuovere e preservare il patrimonio culturale italiano, tra virgolette, delle bocche di Cattaro. Bene, sul sito internet di questa comunità non si disambigua tra ciò che costituisce il patrimonio romano, quello veneziano o quello di qualsiasi altro influsso culturale, tra virgolette, latino, pugliese, abruzzese, eccetera. Ho potuto osservare che l'aggettivo italiano è un termine vago che viene adoperato dai membri della comunità per riferirsi a culture romane, veneziane e più in generale romanze, senza fare distinzioni. Ciò che mi ha colpito della comunità è che al suo interno si possono riconoscere tensioni tra la fragilità e la vitalità culturale. Ho identificato tre cause di fragilità culturale. In primo luogo ci sono le dimensioni, 60.000 abitanti contro 500 membri. In secondo luogo la comunità non ha lo status di minoranza nazionale accordato agli italiani di Slovenia e Croazia, per intenderci. In Slovenia e Croazia gli italiani godono di una serie di diritti che sono stati inizialmente stabiliti dal cosiddetto Trattato di Osimo, che fu firmato tra l'Italia e la Jugoslavia nel 1975. Un trattato che però non riconosceva l'esistenza di comunità italiane al di fuori dell'Istria e di Fiume. Bene, chiusa la digressione. In terzo luogo c'è un altro elemento di fragilità, cioè l'ubicazione delle bocche di Cattaro nei pressi delle frontiere con la Bosnia-Erzegovina e con la Croazia. Ho notato che i confini non sono solo politici, ma soprattutto mentali. I confini mentali esistono a causa della politicizzazione in chiave nazionale delle religioni, ma anche delle ideologie che talvolta confliggono. Il mare è al centro della vita di questa regione, delle bocche di Cattaro. Oggi, per esempio, i visitatori entrano nella città murata dal mare, dopo essere sbarcati da yacht e navi da crociera. Sì, perché la strada è molto tortuosa. Il treno non ci arriva e quindi ci si arriva soprattutto in nave.
Ecco la cosa più interessante, secondo me, di questa regione. Il problema essenziale per la comunità degli italiani è che i visitatori che arrivano dal mare non sono sempre consapevoli del fatto che la porta marina, che vedete nella fotografia, che vedono e fotografano, fu deturpata nel 1944 dai partigiani di Tito, durante la seconda cosiddetta liberazione. In realtà i visitatori hanno l'impressione che la porta sia stata costruita da Tito per via dei simboli, degli slogan e delle date associate al suo regime. Al momento della liberazione, e parlo di liberazione della Prima Guerra Mondiale, ovviamente, parliamo del 1919, i nazionalisti serbi risparmiarono l'accesso monumentale alla città costruito durante l'epoca veneziana nel XVI secolo. Nel 1918, per esempio, il parroco cattolico di Cattaro è riuscito a placare l'eventuale desiderio di distruzione di questi simboli del dominio straniero, simboli che vedete nella fotografia a sinistra, in quanto, secondo il sacerdote, non erano rivolti verso la città i simboli, ma verso il mondo esterno. Nel 1944, tuttavia, la seconda cosiddetta liberazione sarebbe stato un tentativo di creare una nuova identità comunista jugoslava. Alcuni studiosi locali ritengono, come Jovan Martinovic, o Jovica, che il processo di distruzione abbia violato l'identità culturale della città. E cito appunto lo scrittore montenegrino Jovan Martinovic Cattarino. Dopo la liberazione della città avvenuta nel novembre del 1944, un gruppo di cittadini, furiosi e irresponsabili, nel marzo del 1945, con le mazze spezzò il rilievo del leone veneto sopra l'arco dell'unità storica della porta, nonché i grifoni del timpano decorativo austriaco. Sì, perché appunto gli austriaci furono presenti e diedero un contributo enorme allo sviluppo urbanistico della zona. Al posto del leone alato di San Marco è stata collocata una comune piastra con la stella a 5 punte e la data della liberazione, senza alcuna spiegazione. Vennero asportati anche l'anno 1814 e la sentenza sulla giustizia che rappresenta la base dello Stato. Al cui posto venne scolpita una frase attribuita a Josip Broz Tito. E la frase in italiano è: non vogliamo prendere niente che appartiene agli altri e non vogliamo cedere niente agli altri. Ecco, abbiamo tu genecimo, svoi ne damo in lingua locale. Ora, i liberatori, metto la parola tra virgolette, non per mancanza di rispetto, ma perché appunto non tutti sono d'accordo con questa idea di liberazione, che distrussero i simboli dei periodi precedenti, volevano dimostrare che la storia della città sarebbe iniziata con la Jugoslavia di Tito. I liberatori hanno cancellato il ricordo della storia non jugoslava perché estraneo all'idea della nuova identità culturale che volevano imporre alla città. Martinovic sottolinea che, nonostante gli sforzi fatti per ripristinare l'aspetto originale della porta, in conformità alla Carta di Venezia dell'UNESCO, l'accesso principale della città murata di Kotor-Kattaro mostra ancora le tracce di una inammissibile violazione dell'integrità di un complesso monumentale di estrema importanza. Ora, si è fatto un progetto di restauro, io ho intervistato diverse persone a questo riguardo, per ripristinare Leone Veneto e la scritta. Il governo locale e quello dello Stato montenegrino hanno approvato il progetto nel 2014, quindi questa è una cosa molto interessante. Purtroppo i cosiddetti partigiani, di cui ho intervistato il presidente, il signor Borovic, che all'epoca, quindi nel 1944, aveva 3 anni, ecco, si sono opposti. Per i partigiani la stella jugoslava e lo slogan di Tito non dovrebbero essere rimossi, perché sono simboli che fanno parte della loro storia. E a questo punto arrivo, diciamo, cerco di concludere. La loro storia, o la nostra storia, per riassumere il tutto, ci fanno dimenticare che chi ci ha preceduto non la pensava come noi. Ecco perché vedete questo leone di Traù, che è stato messo in un chiostro di una chiesa, è stato però danneggiato, volutamente danneggiato. Perché cosa si fa? Perché nel nome della nostra pirateria culturale moderna si prende il retaggio che ha lasciato chi ha vissuto prima di noi
e lo si fa nostro o lo si distrugge o si rovina. Oppure si sceglie quello che ci piace e si scarta quello che non ci garba. Oppure dichiariamo nostro il passato degli altri. Una cosa è certa, se noi siamo uno Stato o una nazione, il passato di altri Stati o di altre nazioni, ammesso che si possa parlare di Stato o di nazione in epoche in cui i concetti non esistevano, non ci appartiene. Ciò detto, il fatto che si voglia salvaguardare il patrimonio culturale, materiale o immateriale, è certamente positivo. Ci sono però alcuni rischi. Uno è quello di musealizzare e quindi mummificare le espressioni culturali. Da una parte, come ha sottolineato Alexander Stille, autore di un saggio sul futuro del passato, The Future of the Past, il voler conservare è comprensibile, in quanto si vuole sapere da dove si viene. Dall'altra, la celebrazione delle gesta altrui, prendendo Leonardo da Vinci o Marco Polo, Venezia e le altre repubbliche marinare, e dichiararle proprie, è una falsificazione del passato che vogliamo conservare. Se davvero vogliamo fare un restauro conservativo, non limitiamoci a utilizzare le pietre giuste per sistemare un monumento, il colore giusto per il dipinto, come prevede la legge. Ecco, le leggi cambiano e i secoli passano. Per conservare meglio, non è necessario nazionalizzare il passato e farlo proprio. È doveroso, senza spendere soldi, utilizzare termini appropriati, per esempio nei libri di scuola e in internet, e non appropriarsi della cultura degli altri. La cultura di Stato è la negazione della cultura stessa. La cultura, che nasce dalla nostra creatività, o meglio, da chi fa cultura, io la consumo, non è di tutti, ma è frutto del nostro ingegno. Leonardo metteva il proprio ingegno al servizio di un principe o re in cambio di denaro. Oggi riteniamo torto che la sua opera sia francese o italiana. Pensateci bene, se la cultura appartiene davvero agli stati, un giorno non festeggeremo più gli anniversari della vitalità della cultura, ma gli anniversari di Stato. Però, in barba alle costituzioni scritte, gli stati nascono e muoiono, non sono eterni. Se esiste la cultura di Stato, un giorno celebreremo anche i funerali di Stato, in pompa magna, della cultura stessa, sulle note del Requiem di Mozart o di quello di Verdi, probabilmente a seconda dell'orientamento nazionale. Sed de hoc satis e ringrazio dell'attenzione. Ecco, se avete domande... Grazie Gabriele per questa... conferenza di grande interesse in cui molti spunti diciamo di rilievo in senso assoluto e specificamente collegati ai temi che in questi anni sono stati trattati nel polo sono emersi. Come ho scritto nella chat, se qualcuno vuole fare delle domande, commenti, osservazioni, può scriverlo in chat oppure può direttamente prendere la parola, insomma non siamo moltissimi, riusciamo a gestire eventualmente un flusso. Non so se già qualcuno ha qualche osservazione, qualche domanda da porre nel mentre ci pensa, vedo che Nelly ha acceso il microfono, forse vuole... Sì, non volevo dire... Mi scuso, non riesco più a far partire la mia camera, per cui non è che voglio stare nascosta, è che proprio non mi funziona più. E me ne scuso, però mi sentite almeno. Sì, ti sentiamo bene. No, io volevo da prima ringraziare Gabriele per questo interessante intervento in cui ci mostra bene la complessità e anche la sedimentazione delle varie culture e poi anche questa dialettica appunto tra confini mentali e frontiere politiche e tutto quello che comporta. Però io avrei una domanda che concerne proprio il suo lavoro, anche il suo approccio metodologico, che riguarda le interviste, che a me interessano molto e che sono state forse meno presentate in questo frangente. Quindi come si sono svolte? Perché... sono molto interessanti queste interviste che ci hai presentato, anche se solo dei brevi frammenti, e nel tuo libro evidentemente non tutti l'hanno sott'occhio, ma insomma ci sono delle parti proprio sul ruolo delle comunità degli italiani nel mantenimento di queste culture. Quindi se tu potessi darci qualche indicazione maggiore su come hai svolto questo lavoro di terreno in fondo,
come hai scelto le persone o come funziona, quali sono i riscontri anche che hai avuto, perché immagino che ci siano state anche delle risposte molto, come hai detto all'inizio, molto diverse. Insomma, ecco, mi piacerebbe avere qualche informazione in più su questo aspetto. Sì, grazie Nelly. Nel procedere con le interviste, che è stata la parte più difficile da fare, ho cercato di seguire, ovviamente, impostando il lavoro, seguendo anche la prassi dell'antropologia e comunque della ricerca con le interviste orali. La parte più difficile era proprio dire adesso da dove comincio. Innanzitutto la ricerca preliminare è stata quella di viaggiare molto, e da lì ho cominciato ad avere dei primi contatti informali, quindi le interviste non nascono con lo scopo di nascere come interviste. Poi da persona si arriva a persona e le persone ti passano le informazioni su altre persone che potrebbero essere interessate. Quindi è un approccio che magari sembra casuale, in realtà è l'approccio che ti consente di vivere in queste comunità, tra virgolette. E quindi la persona, senza fare un nome e un cognome, in Valposchiavo avevo una persona particolare che avevo contattato per iscritto. Questa persona prima perché parlavo del suo libro, e prima l'ho anche intervistato, quindi al di là di quello che avevo tratto dai suoi libri, non solo, soltanto il suo libro, ho anche avuto la possibilità di intervistarlo sugli stessi temi, e quindi ho messo insieme i dati presi dall'intervista insieme a quelli del libro. Poi la persona mi ha indicato altre persone, per esempio in Valposchiavo a me interessava sapere se ci fossero delle differenze nel rapportarsi a questa idea di italianità tra protestanti e cattolici, tra riformati e cattolici, e anche qui ho avuto delle indicazioni da parte di diverse persone che mi hanno detto guarda, prova la tal persona. La cosa però interessante è che invece di andare a cercare persone esclusivamente studiosi, comunque persone preparate, io non ho badato, non ho voluto cercare persone necessariamente diciamo legate al mondo accademico, anzi il contrario. Uno dei miei intervistati era un sellaio, per esempio, ma una persona con una storia incredibile alle spalle. Attivo nel mondo, per esempio, della comunità riformata di Poschiavo. La stessa cosa è valsa, non voglio farla lunga questa, anche in Montenegro la stessa cosa. E quindi incontrando una prima persona, che era una giornalista, ho potuto incontrare tante altre persone. E ogni persona aveva a raccontarmi una storia. Spesso le idee erano diverse e lo studio diventa più interessante quando le persone hanno delle opinioni diverse, contrastanti. Ecco, non so se ho risposto alla domanda. Sì, grazie mille, mi interessava proprio capire queste differenze, perché appunto, cioè, mi pare che la ricchezza stia proprio in questi punti di vista diversi che tu cerchi di mettere. Ah sì, alcuni casi che non ho neanche tra l'altro ritrascritto, perché alcune interviste che non ho mai utilizzato, addirittura c'è una persona che ha caricato gli insulti, questa era sull'isola di Cherso, e pur ricoprendo una posizione importante nella comunità degli italiani, questa era profondamente croata e anti-italiana, quindi paradossale la situazione, no? Quindi va benissimo la cultura, ma che ci lasciano stare, che noi non vogliamo i leoni. Ecco, faccio un esempio banale. E quindi venivano fuori delle cose molto interessanti, perché sono partito con una tabula rasa, sono arrivato poi a mettere insieme tanti cocci di tante interviste, alcune le ho sviluppate maggiormente, che mi hanno dato la possibilità di esaminare non soltanto le lamentele e non soltanto le cose anche negative, ma anche le cose positive. Quindi opinioni contrastanti, che è quello che arricchiscono uno studio. Ecco, la difficoltà è l'interpretazione dei dati, però non ho utilizzato software, avevo una penna particolare, una penna che mi ha consentito di identificare degli estratti, se vogliamo, delle interviste e di confrontarli. Questo è stato utile. Grazie mille. Prego. Sì, Gabriele, volevo chiederti una cosa, anche riflettendo sia alla luce di quello che hai detto questo pomeriggio, sia anche di quello che emerge nel tuo volume. Cioè, come si può, dal tuo punto di vista di studioso etnografo e non solo, insomma, studioso di italianità nel senso dell'alterità, come si può mettere in relazione questo doppio volto del concetto di appartenenza a
a un'Italia intesa da un lato come entità politica nazionale entro certi confini e dall'altro invece come idea, non saprei se dire come ideologia, però certo come idea culturale, l'Italia così definita già ben prima che un'Italia politica esistesse, pensiamo ora in mente Petrarca naturalmente, ma molti sarebbero gli spunti, ma anche al di là dell'idea di come dire cultural sentimentale d'Italia, anche l'esistenza di effettivi legami, per esempio l'esistenza comunque di una lingua veicolare che non era, come a lungo si è pensato, soltanto quella letteraria, ma come studi linguistici più recenti hanno dimostrato, anche una coinè in effetti di scambio. C'è un bello studio di Enrico Testa di qualche anno fa che appunto parla di una coinè italiana che non solo di livello alto letterario, ma anche di livello veicolare di comunicazione. Insomma, come ci si può rapportare, secondo te, qual è anche il corretto modo di mettere in luce la dialettica tra queste due idee, queste due forme di appartenenza, se così. Sì, questa è la domanda più difficile. In effetti, inizialmente, quando ricordo ancora 10 anni fa, era proprio nel mese di maggio del 2010, mi trovavo a Capodistria, in mezzo ai giovani della comunità degli italiani. E informalmente a un certo punto dico: ma voi per quale squadra ti fate? L'Italia o la Slovenia? Di cosa c'entra questo? E sentivo cose interessanti, quindi membri, giovani membri della comunità nazionale autoctona, se vogliamo, indigena, alcuni erano per la Slovenia, altri per la Croazia. La stessa domanda che per caso è capitata con una persona molto anziana, dice: no, io tifo Slovenia perché tifo per i più deboli. Ecco, quindi le risposte che uscivano erano più svariate. C'era quello che lo faceva perché gli stava a cuore la bandiera o i colori della maglietta, quindi sembra una cosa frivola, però io non ho messo su due punti diversi la questione letteraria, diciamo, la cultura, quella che chiamano highbrow culture nel Regno Unito, e quella, se vogliamo, una cultura popolare. In realtà ho eliminato quella differenza perché non mi interessava. Poi c'era una terza questione che tu tocchi, la questione linguistica. Quindi c'è una parte era l'appartenenza, diciamo, politica. Il senso di un'appartenenza culturale che però deve essere spogliato dell'appartenenza politica. E poi c'è quella cosa storica, no? Che è soprattutto linguistica. Bene, quella linguistica l'ho eliminata abbastanza in fretta, perché nei Grigioni è pieno di contraddizioni. La lingua ufficiale è l'italiano, ma nessuno utilizza l'italiano, o meglio, l'italiano è una lingua franca nel Grigione italiano. In Bregaglia, sotto porta, sopra porta, si parla il bregagliotto, in Valposchiavo, anche in seduta a livello comunale, la stessa cosa. Nelle scuole pure, non come lingua di insegnamento, parlo come lingua di comunicazione tra gli insegnanti. Anche in Istria, paradossalmente, gli insegnanti usano quello che noi chiamiamo erroneamente l'istroveneto per parlare tra di loro. L'italiano è oggetto di studio. Quindi l'italiano è diventato un simbolo politico, la lingua italiana è diventato un simbolo politico feroce, secondo me. Però ha due aspetti diversi. In tutte le situazioni, quello che io non ho studiato la lingua, intendiamoci, però era uno delle 10 dita del pianoforte, con cui suonare il pianoforte. Le altre erano la cucina, c'era l'architettura, e faccio vedere apposta le dita, perché molti si concentrano alla lingua e non esiste nient'altro che la lingua. In realtà ce ne sono tante. Ma se noi guardiamo l'aspetto linguistico, e questo vale anche per il Montenegro, meglio per le bocche di Cattaro, la lingua viene utilizzata, è quasi più un simbolo, è un simbolo di lotta. In Istria è una lotta perché tutto quello che riguarda i diritti, no? La parte politica è la lingua, la lingua, la lingua. Poi dopo tu vai nelle comunità e ti rendi conto che nessuno utilizza l'italiano, se non per scrivere. Allora ti chiedi, ma in passato com'era la situazione? E allora dobbiamo presupporre, sì, ci sarà stata la coinè sicuramente delle persone che utilizzavano l'italiano, ma oggi il fatto che la gente utilizzi quello che chiamiamo istroveneto in tutte le circostanze, eccetto con gli estranei, fa capire che probabilmente in passato, magari mi sbaglio, in passato l'italiano era una lingua principalmente scritta e meno parlata. Questo nelle regioni che ho visto, se vogliamo toccare la questione linguistica. Però ecco il simbolo potente. Andiamo in Montenegro, dove l'italiano non è utilizzato come lingua.
la gente con cui ho parlato si esprimeva in italiano molto approssimativo, ma la lingua cattarina delle bocche di Cattaro è una lingua fortemente impregnata di romanismi, tant'è vero che nelle interviste che ho raccolto, che ho anche pubblicato, alcune persone mi hanno detto, io per venire qua, per una maestra che viene dalla Serbia, mi ha detto, per fortuna che io insegno italiano, altrimenti non capirei mia suocera. Perché la suocera parla in cattarino, che è una lingua fortemente influenzata dal veneziano e da altre lingue provenienti dall'Italia. Non so se ti ho risposto alla domanda. Quindi, sì. In Montenegro l'italiano non è una lingua, non viene utilizzata, la lingua montenegrina, scusate, la lingua non montenegrina, la lingua cattarina viene vista come elemento di lotta contro gli invasori, i furesti, vengono chiamati. La parola utilizzata localmente è furesti, le persone che vengono dalla montagna, che non capiscono la cultura del mare. Chiudo con una battuta su questo. Cosa vuol dire essere furesti? Che la cultura del posto, rappresentata per esempio dalla cucina di mare, gli scampi, io li ho mangiati e serviti, e non voglio farvi star male, riempiti di prosciutto e formaggio, degli scampi. Non voglio schifarvi. Ecco, cosa mi hanno detto le persone? Questi rovinano la nostra cultura, i furesti. Quindi la loro cultura non è solo linguistica, è anche culinaria. E questo l'ho avvertito anche in Istria, ma questa è una storia molto interessante, un po' più lunga, ecco, perché l'ho toccata nell'analisi di un testo letterario che riguarda proprio la sostituzione della cultura alimentare dell'ombolo istriano sostituita dai cevapcici, per esempio. Prego, chiedo scusa se è dilungato. Grazie, in chat c'è una domanda di Luisa Morettin che leggo, ma puoi leggere anche tu, che Luisa Morettin, che ha svolto ricerca sulla storia Giuliano Dalmata, e sulla base dell'aneddoto citato in merito all'intervista svolta sull'isola di Cherso, vorrebbe sapere se sono stati riscontrati toni e commenti storico-politici diversi in base all'età degli intervistati. Grazie Luisa, questa è una domanda un po' difficile, probabilmente bisognerebbe avere una campionatura maggiore per capire, dare una risposta. Certamente tra i più giovani il rapporto con l'Italia è più problematico, soprattutto quelli che sono cresciuti all'indomani quindi gente che oggi ha tra i 30 e i 40 anni, che ha subito, diciamo, la guerra. Ovviamente io ho visto i figli di alcuni membri della comunità a Cherso che, insomma, non avevano un grandissimo rapporto con la comunità e quindi si sentivano molto distaccati. Ma c'è un motivo in quelle circostanze a Cherso. A Cherso non c'è una scuola degli italiani, o comunque una scuola in lingua italiana, mentre in Istria lo c'è, e io ho approfondito lo studio dell'apertura della scuola di Zara, che è stata politicizzata in Italia e altrove, ho dedicato un'intera sezione su questa cosa. Quindi a Zara si sta riattivando questo legame culturale, sulle alcune altre isole dove manca la scuola, ovviamente, i giovani non hanno un grande rapporto con questa comunità e quindi con tutti i valori che questa comunità cerca di conservare. Non so se ho risposto alla domanda di Luisa. Prego, Luisa. Sì, è un argomento molto interessante questo, perché c'è una persona che si è attivata, ma sulla parte storica, ed è Guido Rumici, che ha studiato molto queste questioni. Ecco, magari bisognerebbe chiedere a Guido. Grazie. Non so se avete, se ci sono altre... Anche domande creative, per carità. Di ogni tenore che sia coerente con, insomma, gli studi di Gabriele, e, al quale nel frattempo vorrei anch'io una domanda che è così più che altro una prospettiva, ecco, se nei suoi studi in corso e futuri questi temi che hai sviluppato fin qui continueranno a essere al centro dei tuoi interessi, in che direzione stai prendendo, ecco. È difficile, quando ci si innamora o si perde l'interesse oppure si continua. L'interesse è ritornato perché, la cosa curiosa, quando è iniziato il mio studio, i confini sembravano quasi desueti, no? Poi piano piano io ho dovuto riscrivere dei pezzi di capitoli, perché i confini si sono stati ricostruiti da dove non c'erano più. Pensiamo all'Istria, che dal 2015, in seguito lo dico questo per arrivare alla domanda, nel 2015 è stata introdotta, anzi è stata costruita una barriera in filo spinato,
la prima volta che l'Istria, che si trova in Croazia, è divisa da quella in Slovenia. Cosa vuol dire? Proprio in virtù di questa costruzione, di questo confine, il mio interesse si è riacceso. Ovviamente la difficoltà ora è dire quando possiamo andare a studiare, perché la difficoltà di chi fa il mio mestiere è non poter viaggiare, mentre un letterato può concentrarsi solo sui testi scritti. Il mio problema principale è quello di non poter andare in loco. Da quello che ho letto recentemente, per esempio, questa nuova crisi di coronavirus sta mettendo a dura prova ancora il problema della comunità degli italiani in Istria, divisa da un confine politico. Ma anche gli ospedali sono divisi, la gente non può andare da un ospedale all'altro, quindi sente questa, le famiglie sono divise, non si possono vedere. E quindi questa cosa mi ha, soprattutto per quanto riguarda l'Istria, ma anche per i Grigioni, mi spinge a andare a esaminare ancora queste aree, perché alcuni fenomeni sono, per esempio, le votazioni in corso anche in Svizzera, adesso è stata posticipata l'iniziativa contro l'immigrazione, sul controllo sull'immigrazione, cosa c'entra con questo? Perché so che, per esempio, nei Grigioni, in misura minore rispetto al Ticino, la questione dei rapporti con l'Italia sono sempre, diciamo, vanno sempre di moda, ecco, i rapporti buoni o cattivi che ci siano. Quindi ci sarà scopo per altri studi. Dall'altra vorrei fare altri studi di tipo letterario. Ecco, la difficoltà è quella di poter viaggiare ancora una volta. Ecco. Sarebbe bello farne altri. Soprattutto di questi tempi. Esatto, anche perché vorrei approfondire, ci sono autori della nuova generazione e come scriveva Luisa, sarebbe interessante andare a vedere se ci sono dei nuovi autori, delle nuove autrici. Ecco. Scoprire e vedere che cosa hanno da dire, da raccontare. Sì, in effetti anche una delle prospettive degli studi di letteratura italiana, cioè gli italianistici in senso generale, guarda con interesse, forse con curiosità, che andrebbe tradotta in una proprio in una branca di studi ancora più consistente in queste direzioni, direi. Chiedo ancora una volta al pubblico, ai partecipanti, ai presenti, di non essere timidi, perché se ci sono delle osservazioni, io ne approfitto per così suggerire a tutti di seguire le attività del polo di ricerca, ma mi interrompo perché vedo che ancora Luisa Morettin chiede se Gabriele è andato a Fiume e se appunto la toponomastica, cosa si dice della toponomastica. Facciamo una nota dolente, perché avrei dovuto proprio dare una conferenza a metà giugno all'Università di Amsterdam proprio sulla questione fiumana, perché quest'anno Fiume è capitale europea della cultura e quindi in questo momento tutto è fermo e quindi so che si sta discutendo, non ho seguito gli sviluppi delle ultime settimane perché ovviamente tutto è bloccato. A Fiume si è fatto tantissimo rumore perché negli ultimi anni si è cercato di ottenere gli stessi diritti che sono stati concessi alle comunità istriane. Però una legge croata, lo dico a Luisa questo, prevede che soltanto laddove ci sia, adesso non si ricorda se sia il 6 o il 7% della popolazione di minoranza, si possono avere i diritti del bilinguismo. Questa è la legge croata. Morale, Fiume non rientra tra queste, perché Fiume, la popolazione che si riconosce come autoctona italiana, è circa di 2.000 unità su 108.000 abitanti. E quindi la difficoltà che incontra la città di Fiume per arrivare al sodo è quella di trovarsi di fronte a leggi nazionali che sono quelle che sono. E perché sono quelle che sono? Perché in Croazia si ha il timore che altre zone, pensiamo a Vukovar, reclamino la stessa cosa. Non voglio aprire un'altra parentesi, ma a Vukovar, per esempio, una parte della popolazione vorrebbe reintrodurre i cartelli in cirillico. E come ben sapete, meno chi ha studiato la guerra dell'ex Jugoslavia o guerra patriottica, come la chiamano i croati, Vukovar fu al centro di scontri feroci tra la maggioranza, la parte cattolica, scusate, croata, e la parte che si identifica come serba e che è ortodossa. E quindi l'introduzione dei diritti in uno stato comunque centralizzato come la Croazia, al di fuori dell'Istria, è problematica. E quindi non so se la città diventerà bilingue. Hanno per esempio attaccato delle targhe, altre sono state strappate. Stessa cosa è successa a Capodistria, sono state attaccate delle targhe per chiamare la piazza Tito, Piazza del Duomo, dopo mi pare 24 ore, un paio d'anni fa, le targhe sono state strappate.
quindi non tutti sono contenti di avere questa presenza italiana, ecco. Non so se ho risposto alla domanda di Luisa. Le polemiche sono tante. Tanto le polemiche ci sono anche dall'Italia. Non so se voi, chi di voi conosca lo storico William Klinger, che è stato ucciso a New York qualche anno fa, che era uno storico che si occupava di Tito, soprattutto. La sua uccisione a New York non c'entra niente con questa cosa, ma quando lui scriveva di Tito, che scriveva delle cose scientificamente, cioè era uno studioso che parlava correntemente 8 lingue, bene, veniva riempito di insulti. Quindi anche da parte, diciamo, italiana c'è una fazione che detesta scavare in quei territori. Quindi sono argomenti abbastanza ostici, devo dire. Le cose stanno meglio in Istria, nella parte croata, devo dire. Ecco, per quanto riguarda i diritti del bilinguismo. Non so se ci siano altre domande a questo riguardo. Grazie, Gabriele. Dicevo che se nel caso qualcuno volesse ancora intervenire può pensarci. Nel frattempo, appunto, vi invito a se volete informazioni e aggiornamenti sulle attività del polo di ricerca sull'italianità a raggiungere il sito unil.ch/ital/resit. Vi metto in chat gli estremi e così che possiate seguire le prossime attività, sperando di non essere costretti a proseguire a lungo a farle in questa forma telematica, ma eventualmente potremo trovarci sempre su questi schermi. C'è qualcuno che vuole intervenire, forse? No, io forse vorrei ancora ringraziare Gabriele per questo intervento che, come dire, racchiude l'interdisciplinarietà che noi vorremmo veramente dare al polo. E quindi è stato molto importante per noi ascoltarlo e ci ha offerto molte piste per nuove ricerche. Ecco, volevo soltanto scusarmi dei toni magari un po' da osteria, ma in realtà cerco di usare un linguaggio un po' semplice, perché altrimenti rischio di ubriacare. No, grazie, hai fatto bene, anche perché poi il mezzo, appunto, richiede una forma di comunicazione ancora più diretta. Il rischio è. Io appunto ringrazio ancora moltissimo Gabriele Paleari per aver accettato il nostro invito, per aver partecipato, aver tenuto una conferenza, come ha detto Nelly, non solo interessante in generale, ma proprio e particolarmente ricca di stimoli per le ricerche del Polo. Ringrazio tutti i presenti che ci hanno dedicato quest'ora e mezzo di tempo per seguire e in alcuni casi anche interloquire. Interrompo, sullo stambecco. Qualcuno è interessato a capire perché c'è questo stambecco? Ci avevi promesso. Non prendere le copie, lo dico. Chiudiamo su questa notazione. Lo stambecco, devo condividerlo oppure un attimo? L'avete visto? Non so se avete visto. Un secondo che lo condivido. Allora, che l'avevo promesso all'inizio e non l'ho detto. Chiedo scusa se ti ho interrotto. Your entire screen window. Un attimo, è questo. Vediamo se si vede. Si vede lo stambecco? Sì. Ecco, lo stambecco. Ecco, questa è una cosa abbastanza curiosa. Vedete, il mare dice, questo è un fotomontaggio. Senz'altro, gli stambecchi normalmente non... Meno, può darsi che oggi gli stambecchi riescano ad arrivare indisturbati fino al mare, visto che traffico ce n'è poco. Però il mare rappresenta la cultura del mare. Quindi si rifà diciamo che mi sono rifatto molto ai lavori scritti sia da Braudel, ma soprattutto Predrag Matijevic. E poi c'è lo stambecco che rappresenta la cultura della montagna, oltre a essere il simbolo politico del cantone dei Grigioni. E qui le interviste, per esempio, sono andate molto sull'analisi di questo simbolo, che è un simbolo politico, ovviamente, del cantone dei Grigioni, ma è anche un simbolo di caparbietà, per esempio, no? Di questa zona. E poi si vedono dei colori, io non ho fatto niente a quei colori, era questo stambecco, esisteva, non c'è più oggi, sul confine tra Grigione italiano e Italia,
più precisamente a Castasegna, vedete il castagno, Castasegna, appunto famosa per le castagne, un ex comune, oggi comune di Bregaglia, e chi, per chi di voi conosce la Val Chiavenna, per entrare appunto in Svizzera, c'è, meno per la dogana pedonale, una volta c'era un cancello, vicino al cancello era stato posto questo stambecco e i bambini di questa valle, quegli italiani e quegli svizzeri, avevano dipinto lo stambecco come simbolo di vicinanza. Però, questo lo dico perché non è tutto sempre amore quello che scorre tra le due parti. La cosa interessante, dovesse capitarvi di leggere il libro, non per farmi proprio pubblicità, troverete che la storia delle due Bregaglie è molto interessante perché la politica e la religione, soprattutto la religione, ha contribuito alle divisioni e oggi le due valli sono più vicine, giocano a calcio insieme per esempio, però alcuni progetti sono stati bocciati nella Bregaglia svizzera per incompatibilità di confessione. Quindi il simbolo, lo stambecco che è un animale che travalica i confini, un animale diciamo che va oltre i confini, però allo stesso tempo è anche un simbolo di divisione da questo punto di vista. Chiudo su questo argomento. Dall'altra invece c'è la cultura del mare, quindi sono gli due elementi su cui mi sono soffermato. Ecco. Per rifarmi a un altro scrittore celebre, che era Grizzco Mascioni, che è stata la mia prima ispirazione. Mascioni, che era italiano, svizzero, e anche croato, se vogliamo, di adozione, morì poi a Nizza, era riassunto in questo stambecco, se vogliamo. Per chi di voi volesse leggere molto anche le sue opere in croato, pubblicate anche in croato, Grizzco Mascioni è fondamentalmente stato il primo a parlare di queste aree, come queste aree, lui parlava di aura italiana. Ecco, ecco da dove arriva il mio interesse. Grazie, grazie anche per aver ricordato Mascioni, scrittore e interlocutore anche di scrittori notevole, davvero chi non lo conoscesse, appunto può, grazie a Gabriele, anche avere un invito alla lettura delle sue opere, a conoscere questa figura. E appunto rinnovo allora i ringraziamenti a Gabriele Paleari, e a tutti i presenti l'invito a Gabriele a tenerci aggiornati sui suoi studi e magari poterlo ospitare ancora in futuro nel polo di ricerca. Buonasera a tutti e vi terremo aggiornati su altre attività future e voi stessi, come vi dicevo, se volete potete seguire le attività attraverso il sito del polo di ricerca. Una buona serata e a presto, grazie ancora.